Lassù per le Stasera iniziamo un nuovo percorso qui al Tulà di Cortina con il gruppo ristoratori della marca Trevigiana, in collaborazione, anzi assieme al consorzio del Radicchio IGP, per portare questo nostro prodotto così importante sempre più al di fuori dei confini della provincia. Per sviluppare il tema della Grande Guerra e le scatolette dello spaccio ci siamo ispirati a un piatto rivisitato della tradizione trevigiana e dell'entroterra veneziano. E siamo partiti da proprio una scatoletta di latta dove abbiamo giocato con questo elemento, con radicchio reso in purè, per cui fatto uno sformato di radicchio e l'abbiamo inserito in questa scatolina, e poi abbiamo abbinato una carne, una faraona, un petto di faraona, suprema di faraona, abbiamo creato un saor, un leggero saor di cipolla di Tropea e una salsa di raboso, per cui di vino del Piave, e una patata. Allora, è stato divertente interpretare la zuppa del soldato, una zuppa con ingredienti molto semplici, però con ingredienti molto vari anche. È stato bello anche utilizzare il radicchio di Treviso, di Castelfranco, per dare un tocco di trevigianità a questo piatto che probabilmente non tanti hanno mangiato in maniera diversa. È sempre una sfida il poter abbinare il radicchio di Treviso qui in montagna. Quest'anno l'abbiamo affrontato con la grappa, il pino mugo e il radicchio di Treviso. Abbiamo fatto un semifreddo con la grappa aromatizzata al pino mugo, e dopodiché abbiamo fatto un caramello da abbinare, quindi l'amaro del caramello radicchio con il profumo del pino mugo.